Mi chiamo Antonella, ho una patologia cronica e vi spiego perché per me il Covid è ancora un rischio. Io ho la patologia che si chiama distrofia mioclonica di Stenert, più comunemente conosciuta come DM1. Ci sono nata, ma ho scoperto di soffrirne a 29 anni e comporta l'involimento dei muscoli, sia degli arti inferiori, che degli arti superiori e tutto ciò che ne cioè, tipo la lingua, il cuore, e purtroppo è una malattia degenerativa e quindi però ci convivo da ormai 29 anni. Ho contratto il Covid nel gennaio del 2021, quindi poco dopo l'insorgenza del vaccino. Non ho fatto in tempo a fare la prima dose e dopo un tampone rapido purtroppo ho scoperto di essere stata affetta e la mia reazione è stato subito il pianto. E subito dopo ho pensato, sono malata e sola, perché ovviamente avendo una malattia contagiosa nessuno stava con me. Quindi mi sono rivolta al medico, in base, che mi ha prescritto una cura farmacologica e mi è stato operato per cercarmi una struttura che potesse ospitarmi e curarmi. E le opzioni erano due: o andare in una struttura alberghiera adibita a Covid, oppure usufruire degli assistenti sociosanitari delle cooperative. E io ho scelto la seconda opzione. Però i tempi per arrivare non sono stati brevi, cioè sono stata circa 10 giorni completamente sola, poi sono arrivati questi aiuti che sono stati poco presenti, poco puntuali, però già era qualcosa. Per quanto riguarda il long Covid, dopo circa 3 mesi, dall'uscita del Covid ho avuto una polmonite e mi hanno detto che era causata dal Covid, che probabilmente ha intaccato anche il polmone, quindi il problema respiratorio, e ho avuto un lieve abbassamento dell'udito all'orecchio destro. È difficile trovare in quelle situazioni una cosa bella. Una cosa che mi ha fatto piacere e l'avevo apprezzato, che tutti i miei amici, parenti, cari mi hanno sempre chiamato, non mi hanno fatto sentire sola. E soprattutto la situazione di cui faccio parte, la sezione razziale della WDM, è stata sempre presente con tutti i giorni, mi chiamavano per sapere come stavo, e questo mi ha aiutato a combattere e non lasciarmi andare, cioè, perché io ho trovato altre 2 strade, che faccio, mi curo o muoio, e cercavo di combattere e guarirmi. Nel futuro, se posso consigliare le persone che guardano, ascoltano questa storia, posso dire che il Covid purtroppo c'è ancora, non è che senza la pandemia. Quindi, soprattutto le persone autosufficienti come me, di continuare a mettere la mascherina, di continuare a evitare assembramenti, perché il Covid è brutto e per una persona malata e non autosufficiente è difficile.